in compagnia di Carlo Prinzhofer, che su Libre TV insomma già conoscete, già avete avuto occasione di vederlo in altri convegni organizzati da Cantiere, per Paolo Segneri. Si è parlato qui di formazione, di insegnamento, e una cosa che mi sono segnato interessante, su cui appunto vorrei stimolare Carlo, è una cosa appunto che lui ha detto: l'unicità non si insegna, si stimola. Ecco, quindi l'unicità, parlando ovviamente dei ragazzi, e quindi rivolto ai professori, bisogna intanto poterla riconoscere, questa unicità. Sì, appunto, la possiamo riconoscere attraverso i comportamenti, attraverso gli atteggiamenti. Pierpaolo lo ha detto, la unicità non si può insegnare, si può stimolare, però si può tirare fuori. È un po' in natura, esiste, no? Esiste il cavallo più aggressivo rispetto a quello, quindi quello che corre, quello che dà lavoro. E ognuno di noi ha una sua unicità, però non si può insegnare, bisogna però cercare di far valere quello che c'è, cioè di favorire quella che c'è. Questo è un po' come il talento. Esattamente, il talento, guarda, questa è una bellissima metafora. Il talento, ognuno ha i suoi talenti, qualche volta non è riconosciuto come talento. Per esempio nello sport tu ti accorgi subito di un ragazzo che ha talento. Quello che non sai è se questo talento lo farà diventare un campione, perché servono tanti altri elementi. Nella cultura è la stessa cosa, tu puoi avere l'intelligenza, però puoi avere pigrizia per imparare, e se non impari, quindi se non sai, non sarai mai, quindi non sarai mai nient'altro che quello che è un'espressione grezza, rozza, come un diamante ancora non tagliato. Quindi in qualche modo il professore, oltre che a trasferire nozioni, conoscenza, e anche di questo si è parlato, c'è un approccio psicologico per cogliere questa unicità. Guarda, esattamente questo. La psicologia ha un ruolo fondamentale, non tanto in quanto come scienza, e noi sappiamo l'importanza che ha, ma come percezione. Quindi io la riporto al concetto di percezione, quindi al concetto di poesia, che ha, come sappiamo, molte espressioni. Non tutte le poesie sono uguali, non tutto quello che è poesia lo è davvero, così come certe azioni o certi gesti sono poesia, ma in realtà si esprimono diversamente dalla scrittura. Senti Carlo, ci saranno altri appuntamenti, si darà un seguito a questo, che tu sappia, insomma tu fai parte un po' anche del nucleo, diciamo, organizzatore. Sì, a me fa piacere, soprattutto perché credo che sia dovere di ognuno di noi che ha imparato qualche cosa, io in particolare poco, però quel poco che ho imparato, che so, mi piacerebbe trasmetterlo, e mi piacerebbe trasmetterlo con l'esempio più che, diciamo, con grandi, lunghi discorsi, ampi discorsi alla fine dei quali non c'è niente. Cioè, le parole oggi, per avere una qualche credibilità, debbono stare dietro ai fatti, non davanti ai fatti. Per una facile battuta, se no saremmo tutti dei politici, i quali iniziano ogni discorso con "e faremo, diremo, bisogna fare", e nessuno ti dice come, dove, quando e con quali risorse. Quindi torniamo alla cultura. La cultura è qualche cosa, anche qui, che ha molti aspetti. Anche la cultura del contadino è una cultura, la cultura, diciamo, dello stare insieme, senza che questo ci obblighi a stare insieme a quelli con cui noi non andiamo d'accordo. Quindi anche questo buonismo, questo politicamente corretto, da un punto di vista culturale è una grande trappola, perché non ti permette di esprimere quello che tu vorresti davvero esprimere, nel bene e nel male. Quindi al centro comunque ci deve essere un concetto di libertà, l'ho detto prima, quando la libertà ovviamente non è in danno di nessuno. E quindi, se non è in danno di nessuno, esprimere un'opinione negativa o una riflessione che non fa piacere a qualcuno, questo qualcuno se la deve tenere e può ribattere con lo stesso garbo con cui gli è stato fatto presente che non è la sua materia, e che quindi invece di fare il tuttologo potrebbe dedicarsi a studiare un po' di più, ecco. Grazie Carlo Prinzhofer. Grazie a voi.